Bella. L'intruso. Bella raga. Bella raga. Ciao. Bella Billy. Veramente si è perso i grandi flash e ci ripiego. Ma c'è l'es blocks. Ok, sta per iniziare lo show. Cosa? Ma prima un forte prima. Applauso. Perché comprate le banane dopo lo street show? Perché le banane, oltre ad essere ricche di potassio, hanno quella loro forma fallica che ci ricorda la penetrazione. Infatti loro comprano loro, perché io compro sempre il sushi. Ah, il melo sushi compro lui. Il melo sushi. Dai ragazzi, deve andare su un corto questo, un po' di su, corto. No, corto no, sempre banane molto sempre lunghe. Loro però, sempre loro prendono banane sempre molto lunghe. E poi non ce ne vendono mai una, almeno due. Perché una si mangia, l'altra. E c'è il punto interrogativo. L'altra va a dire ad Antonio, perché Antonio logicamente è un grande esperto. Infatti passiamo io. Un attimino. Faccio un bel casco e poi faccio. Tu che mangi dopo lo street show? Kinder Feta Latte! Oh yeah! Oh, non dite i nomi dei prodotti! Feta Latte! Yeah! Il merendavus! Il merendavus! Io invece faccio fuori in 2,0 secondi un litro e mezzo di succo di frutta. Almeno. Quindi c'è nel totale c'è di un. Di una cena di street show mi sono fatto 3-4 litri di succhi di frutta, ma nel vero senso della parola. Abbiamo anche la testimonianza dei miei componenti. Che cosa mangi? Ma poca roba, perché sennò vado a finire al bagno cioè, del bar indubbiamente in 2,06 secondi. Balla come mangi?
Ce so. Quindi io mangio tanto e ballo tanto. No, non quanto mangi, ma come mangi? Mangio bene. Ecco. Qualcuno capisce quello che diceva Biatto? Io non capisco quello che dice. Comunque basta girare, cioè, i nostri cari supermercati italiani e ci accorgiamo, insomma, cioè, della varietà, cioè, di cibo che abbiamo, capito? Cioè, noi italiani, per quanto penso il cibo, cioè, siamo a parte sofisticati, ma a parte, cioè, siamo proprio imbattibili sia per quanto mangiamo e per come mangiamo, ragazzi. Esatto. Quindi, cioè, voi e tutti quanti voi, cioè, dico, a chi osserverà questo video e sarà straniero, state solo sotto, state. Per quanto riguarda il mangiare. E com'è che a ballare, però? A ballare, sopra, purtroppo, eh? Purtroppo, quello là non ce la famo. Cosa che ci manca? Ma io penso, cioè, che ci manca l'esperienza, cioè, nel senso, cioè, gli elementi ce l'abbiamo pure. Cioè, se continuiamo ad avere elementi troppo giovani, a sé stanti, purtroppo, cioè, non riusciamo a esportare un certo grado, cioè, di cultura, che è quello anche, cioè, che serve per potersi affermare. Come se uno mangia da solo. Bravo, cioè, la stessa cosa, no? Cioè se ti manca la mamma che tu cucina e ti fa vedere come si cucina, un paio di parole non fanno avanti. Siamo al reparto sushi. Me lo sushi. Sai, deve essere buona questa cosa. E perché non lo prendiamo? Perché è buono come lassativo. Se non serve un lassativo, io lo compro. Lo sciroppo è il mio vino quotidiano, dato c'è che non bevo mai. Però di sciroppi, mi sciroppo da morire proprio. Invece di Red Bull a stronzate varie, no, perché il Red Bull è figo, è da big boy, no? Ma sti cazzi, scusate. Un commento su balla come mangi? Io manca lo zucchero, quindi evidentemente mi manca qualcosa pure mentre ballo. Per forza. Balla come mangi, un commento? Balla come mangi. È un bel motto? Sì, un bel motto. Un morto? Io mangio di merda, ballo di merda. Parlavamo di banane e di cibo. So che, dimmi. Secondo te il motto balla come mangi? È condivisibile? È giustissimo, io mangio tanto e ballo tanto e cago tanto. Ecco, questo sarebbe balla quanto mangi. A proposito di cagare, come mangi? Allora io mangio male e ballo anche male. Quindi sto a posto, mangio troppo veloce, capito? Quindi ingerisco male. A proposito di cagare tanto, non stessa cosa quando là. Ballo. Wow, plexiglass. Dopo quello che ha cominciato là, quello che cagava là. Ma no, ho fatto schifo, sta giusto, fa schifo, dobbiamo fare il bidet, cazzo. Raga, mi invitate a cena oggi? No! Cena oggi, non è più. Volevo invitare delle ragazze, sai, invece ci dobbiamo via, io ho dato lui, ok? Raga, qual è il suo bene a casa con me, arriviamo, ve lo dico.